devo dire che riuscire oggi a dare un riconoscimento a chi che non fa parte del settore, ma chi ha voluto spendere anche del proprio tempo personale per far valorizzare un universo, viene chiamato così questo video, universo infermieristico, è veramente un onore per l'Ordine Professionale degli Infermieri. Io, insieme a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, alla Commissione d'Albo, ai Revisori dei Conti, abbiamo deciso oggi di voler ripagare con un piccolo riconoscimento chi si è impegnato. E pertanto ad impegnarsi poi sono cittadini, sono presidenti di associazioni cittadine, e questo ci fa maggior felicità, perché in questo momento riusciamo anche a far capire che non siamo gli unici a dire quanto è importante questa figura, soprattutto a casa propria e al letto proprio del malato. Quindi noi infermieri ci siamo sempre stati, prima della pandemia, durante la pandemia e ci saremo dopo, grazie anche a delle nuove competenze che sicuramente questa pandemia ha messo in campo e ha fatto vedere quanto l'infermiere si è cambiato. Ecco, il Calcit ha una storia importante non solo per le sue donazioni ma anche per l'assistenza ai malati, alle famiglie. Da questo punto di vista la pandemia ha un po' cambiato questo servizio, questa vostra vicinanza? No, direi di no, nel senso che nella prima fase della pandemia ci siamo un pochino preoccupati, perché ovviamente la situazione, nessuno sapeva neanche l'evolversi. Poi invece ancora una volta abbiamo riscontrato che la città è vicina al Calcit, e perciò anche a livello economico i vari contributi ci hanno permesso di mantenere questo servizio senza nessuno scossone. Anzi, direi che nel periodo della pandemia l'assistenza domiciliare è diventata ancora più importante, perché magari i pazienti avevano qualche titubanza a venire in ospedale, ma ovviamente se vai poi a casa a portare le cure ne sono ben contenti. Ci fa piacere che tra l'altro è un lavoro di un'equipe di persone che ho diretto con alcuni testi e altre cose, però insomma se una cosa riesce benissimo è un lavoro di equip, perché nessuno di noi da solo può fare niente. Però ecco, aver dato questo testo emozionale, al di là di come si poteva raccontare gli infermieri di quello che fanno tutti i giorni, credo che sia stata una mossa vincente, che tra l'altro ha permesso, da come ci dicono alcuni infermieri quando li abbiamo incontrati, ha permesso a loro finalmente di venire fuori con le loro attività professionali. Arezzo TV riesce a fare anche questo.